Eccoci con i consigli Lambda del mercoledì alle 18 su IGTV. Oggi ci troviamo all'interno dell'atelier Ferrari con la stilista Alessandra. Sì, salve, buonasera. Vi presenteremo la nuova collezione bridal del 2020. 2020. Allora, Alessandra, raccontaci un po' di te. Intanto dove ti trovi? Così almeno Sì. tutte le future spose potranno poi venirti a cercare a trovare. Benissimo. Allora, mi trovo a Via Nazionale all'inizio. Quindi piano centro. Piano centro. Però comodamente si può arrivare in metro, Sì, come ho fatto io metro. oggi. Come hai fatto tu? Metro Repubblica o Termini, a seconda di dove uno arriva. E niente, sono praticamente 25 anni che faccio questo lavoro in modo artigianale, sarte italiane. Credo molto nel prodotto esclusivo, perché che si dica bene o male, la sposa deve essere per me unica, quindi ognuno deve avere il suo Quindi tu abito. realizzi proprio abiti sartoriali Sì, e unici nel sì, loro sì, sì, sì. pezzo. Calcolando che ho un vasto campionario che da lì possiamo. Abbiamo qualcosa alle spalle, poi vi faremo vedere meglio nel dettaglio i piccoli particolari. Ovviamente qui viene la sposa, quindi prova un campionario già pronto e poi da lì realizzi l'abito fatto Io su ci misura. parlo, appena arriva, ci parlo di tutto L'organizzazione del matrimonio. l'organizzazione, da lì ci ispiriamo e andiamo avanti. Bene, quindi hai anche dei tessuti da far vedere, Sì, a parte quelli che a poi parte vedremo quelli, poi ho su. tutti i tipi di tessuti esclusivi, pizzi francesi, ricami, la ricamatrice d'alta moda, tutte queste cose qua. Bene, andiamo a vedere qualche abito? Sì. Ci vuoi svelare qualche. Allora, questo secondo me è un abito molto Allora, caldo. prendiamo. È leggerissimo! Sì, io li faccio leggeri perché poi le spose È proprio devono leggero! ballare, divertirsi. Quindi un triangolo. Sì, Giusto? sì. Per quanto riguarda la parte superiore, Superiore. con un'applicazione in pizzo. Sì, questo è praticamente un'organza in seta pura, intagliata e fatta un po' asimmetrica. Mi piacciono molto le asimmetrie con queste foglie cadenti. Vedo molte applicazioni sui tuoi Sì, abiti, quindi in particolar modo ti li piacciono amo, le mie applicazioni. sì. Però i tuoi abiti hanno un nome? Ah, dipende dalle stagioni, dipende da come sono io in generale, però a volte do un nome, a volte Lo personalizzi in lo base alla sposa? personalizzo. Bene. Sì. Quindi quando vai a cercare un abito come lo cerchi? Quello Quello fatto! fatto per noi No, perché artisti. io immagino durante le tue sfilate, no? Io ho sfilato tantissime volte per Alessandra, ormai non è più un segreto perché poi in giro potete vedere anche delle mie foto. Però adesso che ci penso, adesso che ci sto intervistando, Sì. non ti ho mai sentito dire È vero, questo è sì, l'abito e quindi ecco perché mi è venuta spontanea questa domanda. hai ragione, infatti me lo dicono tutti, però non so perché, solo un anno ho dato dei nomi, però non mi piace in particolar modo. Vuoi Sì, personalizzarlo? Lo sì. personalizziamo. Dobbiamo Questo per prendere. esempio è invece è un abito molto lavorato, Importante, sì, molto molto lavorato. lavorato. Che stile. È tornato lo stile romantico, Vero? Ne ho sì. visti Con gli tantissimi. anni un po' 50, questo adesso le maniche sono Sì, ritornate adesso. ovviamente sempre con un po' di trasparenza. Per dare sempre un po' questo effetto Questo effetto sensuale. sensuale che adesso le ragazze comunque non vogliono rinunciare. Allora, abbiamo preso due abiti, tutti e due con una scollatura a V, Questo sì. quindi diciamo questo effetto un po' a triangolo è tornata di moda. È tornata Ne molto. vediamo Sì, tantissimi, è vero. quindi. Però la cosa differente è che qui potete personalizzare il vostro abito, quindi è Certo. vero vedere tante scollature, non so, adesso a V, quello che avevamo Sì. preso in considerazione, però è anche vero che comunque potete scegliere il tipo di modello, il tipo di Sì, tessuto, il sì, tipo sì, di sì. coda che volete, se è importante o no. Le code invece come siamo messe? Cosa va? La coda va. Colorato? Non lo so, No, guarda, qualche. questo Ecco qua ti volevo quello, far brava. vedere, perché questo diciamo che è un capo secondo me quasi Aiuto. unico. Ha appena finito la parola con Ah. una sposa. E quindi gli abiti. Ecco, questo sì è un abito unico Sì, dove in perché giro queste non se ne non se ne vedono. vedono. Questo è un taglio sartoriale con Taglio al laser? tessuto. No, 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 è no, proprio questi sono cucito proprio, questo. sembrano quasi di Petali su porcellana. petali. Sì, questi sono fiori fatti da noi, cuciti e voltati. Il tessuto me lo sono fatto fare a Como, quindi è un innesto Dove nascono le sete? tra un micado, che è comunque un tessuto
rigido, però messo insieme all'organza che lo fa fluttuare diversamente. Un pochino più morbido. Non so se dal video si vede, ma poi tanto pubblicheremo qualche altro video per farvi vedere in dettaglio. Però vi faccio vedere da vicino la scollatura e l'applicazione delle rose. Su questo abito sta benissimo anche una scollatura a barchetta. Perché? Proprio perché chi non piace magari lo scollo dritto così, qui ci può optare la barchetta. In trasparenza o in tessuto? No, io questo lo farei proprio il tessuto stesso. Quindi proprio in sì, essere? In essere, sì. Molto bello, semplice, raffinato, ma unico al tempo questo stesso. Questo è unico veramente. Allora, poi passiamo magari a un tessuto morbido. Lo chiffon va ancora? Allora, no, lo chiffon meno, un pochino meno, adesso va al tridimensionale. Facciamolo vedere questo tridimensionale, di cosa si tratta esattamente? Tutti questi fiorellini a cascata attaccati sempre a mano, in quantità a secondo di come uno lo preferisce, ecco, di più, di meno, a cascata. Per esempio, questo è tulle? Questo è tulle in seta. Questa è la versione più semplice di questo che vediamo qui. Eccolo, lo prendiamo subito. E c'è proprio una cascata di fiori dietro. Beh, anche più ampio. È anche più ampio, quindi rosso. Questa è la versione un diciamo pochino meno light. Ricca. Sì. Perché tra la versione light e la versione diciamo perché più comunque ampia. Dipende anche dai costi fondamentalmente, quindi certo. Per venire incontro anche a... E in più c'è cioè, chi piace un pochino più ricco e un pochino meno. Qui per dare le due alternative. Le due... Invece le sirene? Le sirene stanno sempre di moda. Per esempio, no, lì non ci possiamo arrivare. Questa non è proprio una sirena, però, però è un abito scivolato. È un abito scivolato di crepe maroccano in seta pura. Che bello! Con ricamo su disegno nostro, fatto in coccetto e in trasparente. In coccetto? Coccetto. Cioè? È un materiale, diciamo, non lucido ma opaco, come il coccio proprio. Ah! Questi sono proprio termini... Molto sartoriali. Sì, molto sartoriali, sì. E dietro ha una scollatura anche questo a V. Sì. Con il bottone ovviamente rifinito con, sì, lo stesso, sì, con lo stesso tessuto. Certo. Questo però non è, mi dicevi non è una sirena, giusto? No, questo è un taglio svasato, diciamo quasi redingot, sì, che veste una bene... Una bella A. Sì, che veste bene... Chi ha magari sì, un pochino più di forme, sì, nel sì, bacino. Sì. Certo. Mi colpisce quella sirena. Questa? Sì. Questo è un pizzo pregiatissimo, tutto macramè. Questo lo lascio qui. Sì. Perché questo voglio farlo vedere da vicino. Sì. Mamma che bello. Niente, dovete venire a misurare però. Praticamente dal vivo è sicuramente un altro effetto, perché sì, il ricamo. Questo tra l'altro poi ci ha fatto quella cosa che ti dicevo prima. C'ha il gonnone di Mikado, che ah, tu non quella vedi. Del doppio sì, abito. Sì, quindi c'ha il gonnone con un bello strascico, mm-hmm, che si abbottona qua davanti, che si vede, non si vede mentre cammini, e poi lo togli e c'è il tubino sotto. Tubino ah, quindi non un tubino semplice, ma anche no, una no, cosa no, importante. Certo, ci una si cosa mette. Importante. No, perché magari uno pensa, dopo festa sono un pochino più... Però con questo balli bene. No, con questo sì. Beh, sì, certo, perché non ha coda, non ha coda, sì, quindi sì, ancora... Sì. Quindi sempre sposa, in versione sposa, però più fashion sicuramente. Bene, potete venire a trovare nell'atelier Ferrari, Alessandra, sarà sì, proprio lei a servirvi, quindi proprio a curare la sposa nei piccoli, sì, nei piccoli sì, dettagli. Sì, faccio questo lavoro con amore e proprio per quello. Beh, speriamo che mi viene bene, insomma. Beh, penso di sì, perché tu hai detto 5 anni, insomma, non sì, sono proprio... Sì. Non è proprio ieri. Non è proprio ieri, no? Non è ne ieri. Parlavamo. E si trova in via Nazionale 249, 249 sì, ovviamente su Instagram e su Facebook sì, Atelier Ferrari Bridal, sì, quindi lo trovate qui, il link che vi ho messo. Andiamo ai prossimi consigli LAM del mercoledì alle 18. Alla prossima!